Tieni, ti faccio vedere la tacca metallica. Guarda, settembre 2009. Cosa vuol dire? Che in quel periodo il ghiacciaio arrivava qui. Adesso se ti giri e guardi dov'è il ghiacciaio, è giù in fondo. Sono 50 metri di dislivello. Sarà incredibile. Le temperature in costante crescita, con inverni siccitosi e miti, seguiti da estati sempre più torride, stanno da anni riducendo i ghiacciai alpini. Non fa eccezione quello del Plateau Rosà, che svetta tra i 3 e i 4.000 metri di quota nel gruppo del Cervino, tra Cervini e Zermatt, in territorio svizzero, dove la montagna prende il nome tedesco di Matterhorn. Alla vigilia dell'apertura della stagione sciistica estiva del 25 giugno, Ascia News ne ha parlato con chi da oltre 50 anni frequenta questo ghiacciaio come guida alpina e maestro di sci, Giuliano Trucco. Sono qui sul ghiacciaio dal 1965, quindi una vita di ghiacciaio. E raccontare adesso quello che era allora, non lo racconti volentieri perché la gente non ci crede, no? Ti guarda e dice questo qui è dovuto, è possibile. Invece c'è stata una trasformazione enorme, non lo riconosci più, no? Vedi delle creste rocciose, delle pareti di roccia che escono dal ghiacciaio che ai tempi non esistevano, era tutto coperto. C'erano dei crepacci profondissimi. Ad esempio, qui sotto mi ricordo che ai tempi era morto uno dentro un crepaccio, adesso è tutta morena e quindi sono cambiate le piste, no? E sono cambiati il modo anche di avvicinarsi al ghiacciaio. Negli ultimi decenni il Plateau Rosà si è ritirato di diverse centinaia di metri e abbassato di alcune decine. Qui, come negli altri ghiacciai, il rapido scioglimento infradicia la roccia, indebolendola, talvolta fino a farla sgretolare, mentre lo strato di neve, sempre più sottile, collassa facilmente. Con questa carenza di neve, vengono sempre più in evidenza i crepacci, ad esempio. Crepacci con poca neve sopra e quindi cominciamo a avere parecchi più incidenti di gente che cade nei crepacci, proprio perché questi ponti di neve non sono sufficienti a dare la sicurezza per passarci sopra. Quindi c'è una cosa enorme, si è ritirato e si è abbassato. Chiaro che più vai in quota e meno noti questo arretramento e questo abbassamento, perché però nella parte iniziale del ghiacciaio, diciamo dai 3.000 metri in poi, la cosa è notevole, no? Adesso dall'alto vedi delle cose in fondo valle che una volta non le vedevi, no? E quindi riesci a dare approssimativamente una misura, ma siamo dai 30 ai 50 metri di abbassamento, sembra incredibile. I torrenti sono grossi, sono gonfi, dice, ma guarda che bello, no? Non è un bel segno, non è un bel segno perché scioglie. Secondo uno studio condotto sull'impatto del cambiamento climatico, sull'estensione e sulla degradazione del permafrost dei ghiacciai dei principali 4.000 della Valle d'Aosta, si è registrata una riduzione della superficie di queste masse di ghiaccio pari al 40% rispetto agli anni 60. Ad esempio, ieri pioveva fino a 4.000 metri, zero termico a 4.000 metri, che non esiste. No? Siamo preoccupati. Adesso si scia ancora, tra un mese non so come andremo a finire. Siamo veramente preoccupati.